un ringraziamento particolare a Don Giuseppe che ci ha ospitato qui, e vi dico che se sono qui è grazie a Guisa, a Alicia, che mi hanno invitato per parlarvi di questa realtà. È una realtà che io e mia moglie Claudia abbiamo conosciuto, Angalmi riferisco, e abbiamo conosciuto 46 anni fa, perché allora avevo fatto la mia scelta di vita, avevo conosciuto il QAM. Voi conoscete forse il direttore attuale del QAM, Don Dante Carraro, che è questo vicino da queste parti, mi sembra, no? Ecco, vedete. E io con questa associazione non governativa di Padova, con mia moglie e nostro figlio di un anno e mezzo, che questa sera è qui con noi e sta riprendendo alla cinepresa questo avvenimento, e siamo partiti e abbiamo conosciuto questa realtà. È una missione comboniana nel nord-ovest dell'Uganda, e dove c'è questo ospedale missionario che era piccolo 46 anni fa e poi è cresciuto. Quando siamo arrivati era diretto da Comboniano, che era un bianco, scusatemi, non faccio questioni di pelle, ma tanto per comprendersi, io non faccio razzismo, però insomma era il Comboniano un vicentino, le suore tutte erano bianche e tutte del Veneto tra l'altro, e poi c'erano due medici, io ero il secondo, tutto bianco. Oggi Angal è una realtà di 280 letti e con africanizzato al 100%, vuol dire che l'amministratore, il direttore dell'ospedale, tutti i 5 medici, le suore, il personale tutto, 182 persone che fanno funzionare questo ospedale, sono africani. Questo era un progetto col quale io e Claudia siamo scesi 46 anni fa, quello di rendere autonomi in un certo senso questa realtà. L'autonomia, purtroppo, quella finanziaria, non è raggiungibile in questo momento per un povero ospedale che, secondo certi principi, deve sopravvivere in una con poche entrate che vengono da quanto possono contribuire i pazienti. Ai pazienti si chiede qualcosa, se uno non ha, non paga niente, d'accordo. Ma lo spirito cristiano dell'aiuto della persona sfortunata e povera, questo viene assicurato. E sono passati gli anni, io e Claudia parlo sempre al plurale, stasera purtroppo Claudia non sta tanto bene, quindi non è potuta venire con un suo grande dispiacere, ma ha detto salutemi tutti, va bene. E io e Claudia, invecchiando, io ne ho 79 fra un mese, quindi l'età avanza, gli acciacchi pure avanzano, e abbiamo deciso di fare un'associazione che si chiama appunto quella Associazione Amici di Angal. Voi alle porte su due tavolini trovate dei Debian che vi dicono, che tratteggiano, che fanno capire cos'è questa associazione. Ecco, perché questa associazione? Perché quando noi non potremo più scendere, noi almeno avremo i giovani ai quali dare il testimone, che continuano il nostro lavoro. Ecco, di questo ci siamo occupati e per questo c'è l'associazione. Nell'ambito dell'associazione, qui due parole dirà anche un caro collega che fa parte del direttivo dell'associazione, che è il dottor Camillo Smacchia, che ha avuto anche lui un'esperienza in Uganda, e lì c'è anche tu, dirai niente, no, niente, lei di poche parole, in molti affatti, va bene. In ogni modo, ecco, siamo molti coinvolti e speriamo che l'ospedale vada avanti ancora, perché come dicevo, l'onere finanziario deve partire da qui. Lì è impossibile pensare assistere tutta questa persona senza un aiuto che parta da qui. E niente, io ho una brevissima carrellata di immagini, perché almeno sappiate dov'è Angal. In Italia la geografia non viene molto insegnata bene, allora
io ho messo la cartina dell'Africa con quella freccia in Uganda. Sì, queste erano le strade che abbiamo trovato 40 anni fa quando siamo scesi, poi andiamo. Ecco, strade che ti dicevo, non so quante ore dalla capitale Kampala, dall'aeroporto dove si arrivava, ci mettete per arrivare a questo ospedale di Angal. E si partiva, si poteva stare 8-9 ore e poi anche molto di più, perché se si trova un camion come quello che abbiamo visto, si stava fermi anche diverse ore. Andiamo. Questa è la... Andiamo. Siamo arrivati nella stagione secca, in cui poi questo è un fuoco, danno di notte, danno fuoco a tutte le erbe. Quell'altro era un campo di cotone, sono agricoltori questa allure nilotica, sì. E c'è anche la coltivazione del caffè, quello è uno che sta macinando e sta sbucciando i semi del caffè per tirar fuori il grano buono all'interno, sì. E le donne lavorano più degli uomini, vanno a prendere l'acqua, la legna, partoriscono 5-10 figli e devono anche raccogliere la cassava, questa è la manioca, questa pianta che è molto importante per la loro nutrizione. Sono radici che vengono frantumate dai ragazzini con quei martelli, e al mattino si trovano spesso gruppi di donne che vanno a zappare. Gli uomini invece attorno a una pentola piena di birra se ne stanno a commentare allegramente. Ecco, guardate questa donna, quel fascio di legna era di 40 kg, era incinta e aveva un bambino dietro, va bene, tanto per dire degli impegni che hanno. Questo è l'ospedale di Angal, con naturalmente lì tutto piano a terra, perché non ci sono problemi di metri quadrati. L'ambulanza famosa perché noi abbiamo fatto il viaggio da Mombasa, dove siamo sbarcati la prima volta, e con questa ambulanza che ci è servita per anni per trasportare gli ammalati. Ma l'ambulanza più che adesso c'è è questa qua, è quella che questo papà ha usato sulla bicicletta per trasportare un bambino sotto quella tenda lì. Questo è il reparto maternità. Il pavimento non è stato reso lucido quel giorno perché dovevo fare la fotografia, è tenuto molto bene, cemento semplice, ma quei lettini, quei letti delle mamme, quasi tutti non sono occupati, perché una donna appena partorito si alza, va fuori, lava i panni e non sta a letto. In fondo ad ogni letto ci sono le cuglie dei bambini. Ecco, facevo il chirurgo, Claudia, che vedete lì in verde, mi faceva la ferrista, e così siamo andati avanti per molti anni. Noi abbiamo totalizzato 13 anni di permanenza in questo hangar. Avanti. Il laboratorio. Il laboratorista Alura, al quale io ho insegnato tante cose. E questa è una fotografia del reparto pediatrico di notte. I bambini lì piangerebbero se non stessero vicino alla mamma, e quindi sono sotto il letto con la mamma e dormono lì. Il problema è raggiungerli di notte se chiamano, perché bisogna stare attenti di non calpestare qualche paziente. Avanti. Il gruppo delle infermiere africane. Questo è un medico che è rimasto lì per 20 anni a lavorare, un'eccezione, un medico africano bravissimo che è venuto anche in Italia. Questa è una giornata di vaccinazioni sotto un albero con l'infermiere che sta preparando i vaccini. Il reparto, questo è il reparto dove si visitano le donne che sono in attesa di qualche bambino. L'ostetrica allora prende tutti i vari, le misurazioni, i vari parametri, il peso, la pressione, così. Quindi si fa una... E questo è una fotografia che
che ci ha fatto molto soffrire, perché quel bambino lì, denutrito, è morto dopo alcuni anni, ma questo ci ha spinto a fare un progetto particolare che vedrete appunto nei nostri programmi, è la cosiddetta operazione proteine. E le proteine vengono dal lago Alberto, che è lì vicino. La infermiera che pesa il bambino ogni venerdì, l'inaugurazione del reparto malnutriti, i malnutriti riuniti con le loro mamme lì. Ecco, alcuni malnutriti, vedete, una delle caratteristiche, sono biondi, sembrano paffuti, ma invece in realtà sono edematosi perché non hanno mangiato proteine. E Claudia è quella che ha iniziato l'operazione proteine. Qui è con Jessica, una bambina malnutrita e tubercolotica che è stata salvata. E dopo 20 anni Jessica, quella prima a destra, ha partorito un bambino di 4 kg in braccio alla nonna Claudia, tutta contenta, il padre pure. E con questo tramonto finisce la mia esposizione e ringrazio tutti quanti voi. Scusatemi, sì.